Qui siamo nel cuore della civiltà della polenta. C'è una zona d'Italia dove viene servita più polenta. Quindi ritengo che il mantovano, questa zona qui, zona verso il Po, immerso di nebbia, d'inverno, sole cocente d'estate. Quindi la civiltà della polenta, acqua poco salata, fiore di grano turco giallo, si può fare ecco, uno fine, uno mezzo fine e uno grosso, è sulla polenta di prima. E va messa giù piano piano, messa giù. La polenta è il primo, il secondo, il terzo. E anche da dolce. Col parmigiano reggiano eleviamo la polenta ad un grande rango. Niente è come il parmigiano reggiano. Buono per tutti, per i grandi, per i piccoli. Quando viene girata per 2 ore si può servire la polenta. L'alimentazione perfetta. Mi diceva, raccontava il conte Nuvoletti, le tante volte che venne alla Marsiata, che la polenta è afrodisiaca. Basta mangiarne poche di sera, può essere un po' pesante. Non siate ingordi. Polente parmigiano reggiano è un piatto afrodisiaco, piatto del passato, del presente e del futuro. Tant'è vero che il parmigiano reggiano è andato sulla Luna, non dimentichiamoci. Mi hanno già chiesto di fare un piatto su Marte adesso, col parmigiano reggiano. Adesso possiamo servire. Una volta si rovesciava la polenta su un legno e col filo si tagliava. Ma adesso oggi, siccome la polenta è profumatissima. Il mangiare degli dèi è la polenta, poi dopo sai, richiamo col parmigiano reggiano. Noi serviamo un parmigiano reggiano di Quistello. Quistello è zona di produzione del parmigiano reggiano. È un posto, è un angolo di Lombardia. Questo è un piatto unico, eh? Mettiamo una nevicata di parmigiano reggiano, guardate se non sembra una nevicata, guardate. Se non sembra una nevicata.
grandissimo piatto di cultura padana. Parmigiano reggiano di Quistello. Polenta, fagioli stufati e nevicata di parmigiano reggiano.